triangolo, clessidra, ovale, rettangolo, c'è anche il triangolo inverso. Ma qual è la mia body shape e come mi devo vestire per mettere in luce le mie forme e i miei punti forti? Ma aspetta, io ho dei punti forti? Ma certo che li hai e io ti aiuterò sempre a trovarli e a metterli in luce perché sono una consulente d'immagine. Oggi scopriremo le 6 body shape principali e le loro caratteristiche. Ma prima di addentrarci nel vivo del discorso, ci tengo a ricordarti che ognuno di noi ha una propria forma fisica che non ha nulla a che vedere con peso e taglia, ma unicamente con forme e proporzioni, con determinati punti di forza per l'appunto. Le body shape potremmo semplicemente definirle come delle strutture di riferimento che raggruppano le principali caratteristiche fisiche di noi persone e sono principalmente legate al rapporto tra spalle, vita e fianchi, come sai benissimo. Ricordati però che queste body shape non sono delle categorie rigide. Capita a volte che possiamo rubare delle caratteristiche da una piuttosto che dall'altra. Per questo è importante tenere come base di partenza le 6 figure del corpo principali, ma poi modificare, personalizzare le varie indicazioni in base alle nostre caratteristiche uniche che ci rendono speciali e che ci distinguono soprattutto da tutti gli altri. Detto questo, ci tengo ad essere sincera con te. In alcuni casi può essere molto difficile trovare la propria body shape, proprio perché non siamo tutti uguali. Sarebbe impossibile racchiuderci in 6 strutture fatte finite. Per questo spesso e volentieri l'aiuto di una persona esterna e in particolare di una consulente d'immagine è ciò che davvero può fare la differenza. 2 delle domande / affermazioni che mi sono state rivolte più spesso durante i miei anni qui su YouTube sono proprio: Sara, ma io come faccio a trovare la mia body shape? Non riesco assolutamente a capire qual è la forma del mio corpo. Oppure: Sara, io ho queste caratteristiche, che body shape ho? Beh, finalmente potrai dare una risposta a tutte le tue domande, te lo prometto, perché da questo momento è online la mia nuova guida intitolata proprio alla scoperta della tua body shape oltre lo specchio. In oltre 100 pagine e numerosissimi consigli finalmente potrai imparare a individuare la tua body shape, riequilibrare qualora ci fosse bisogno le tue proporzioni, selezionare i tagli, i modelli, le lunghezze e anche i tessuti dei capi perfetti per te, completare ogni tuo outfit con i giusti accessori, utilizzare le illusioni ottiche consapevolmente che sono fondamentali all'interno del nostro look, creare outfit su misura per te e tanto tanto altro. Per la prima settimana, a partire da questo momento, per festeggiare il lancio di questo mio nuovo progetto, l'ebook sarà scontato di oltre il 30%, dopodiché ritornerà a prezzo normale. Quindi direi che se non vuoi perdere l'opportunità di immergerti in questo viaggio emozionale e personale verso la comprensione, la celebrazione della tua unicità, ti convenga cliccare nel link qui sotto e andare a scoprire questo nuovo ebook che sono sicurissima ti sarà davvero di grande aiuto. Poi chiaramente non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Detto questo, è arrivato il momento, andiamo a scoprire insieme le 6 body shape principali e le loro caratteristiche. Iniziamo subito con la clessidra, che viene spesso definita come la figura più armoniosa, bilanciata e femminile. Spalle e fianchi sono perfettamente in linea e il punto vita è particolarmente segnato. Il seno a volte è prosperoso, altre volte non lo è. Non farti ingannare da questo aspetto. Molte volte quando svolgo le mie consulenze e identifico una body shape clessidra, mi viene spesso chiesto: ma Sara, ma sei sicura? Io non ho un seno prosperoso. Non significa niente, quello che a noi interessano sono le proporzioni. Un aspetto che invece può aiutare molto è che la clessidra solitamente tende ad accumulare o perdere peso in modo piuttosto omogeneo. Capita a volte però che possa tendere appunto a perdere o accumulare peso in una zona specifica del corpo, ma comunque la figura rimane bilanciata. Ti faccio un esempio pratico che magari ti può aiutare. Io sono una clessidra, ma tendo sicuramente ad accumulare di più nella zona inferiore, soprattutto a livello dei fianchi e delle cosce. Ma nonostante ciò, la mia proporzione rimane comunque bilanciata. Spalle e fianchi sono sempre e comunque in linea. Incide anche il fatto, nel mio caso, che io abbia baricentro basso, quindi questo accumulo, diciamo, leggermente più sostanzioso nella parte inferiore viene marcato ulteriormente perché ho il busto più lungo rispetto alle gambe più corte e quindi chiaramente anche questo, esteticamente parlando, diciamo, fa risultare le mie gambe più
pesanti e io per prima me le vedo più, passami il termine, robuste rispetto alla parte superiore. Quindi faccio uno studio della mia figura a 360 gradi e in base a quello che desidero so cosa valorizzare e cosa invece minimizzare. Gli obiettivi comunque di questa fisicità sono sicuramente mettere sempre in risalto il punto vita, in quanto è una zona fortissima, quindi va sempre messa in luce. Mantenere l'equilibrio tra le spalle e il bacino, quindi diciamo evitare grandi sproporzioni, e l'utilizzo di tessuti che non siano troppo fascianti. Infatti ricordiamoci che i tessuti più morbidi che accarezzano le curve accompagnandole sono quelli migliori per la clessidra. Proseguiamo poi con la seconda body shape, ovvero l'otto, una figura di cui non si parla mai abbastanza, ma che ti dirò, in realtà è molto comune. La body shape 8 è simile alla clessidra, anzi spesso vengono scambiate. In cosa si differenziano? Principalmente la figura ad 8 è più curvilinea, potremmo dire anche un po' burrosa, no? È comunque molto armoniosa e femminile, in quanto le spalle e il bacino si trovano sempre sulla stessa linea, il punto vita è molto segnato, il seno questa volta è leggermente più prosperoso quasi sempre, e anche questa figura, esattamente come la clessidra, tende un po' a perdere e accumulare peso in modo omogeneo. Poi può capitare anche in questo caso che una zona specifica ne risenta un po' di più. La differenza con la clessidra dov'è? Nella parte centrale del corpo, infatti il busto appare più corto in quanto i fianchi sono più alti. Qua vedi molto bene la differenza, si nota. Per quanto riguarda gli obiettivi di questa body shape, sono molto simili a quelli della clessidra, anche se la scelta dei capi sarà leggermente differente, ma comunque anche l'otto dovrà sottolineare il punto vita in quanto punto forte, utilizzare sempre dei tessuti non eccessivamente fascianti, ma anzi che diciamo risaltino il perfetto equilibrio, e mantenere ancora una volta le proporzioni bilanciate. Proseguiamo adesso con la terza body shape, ovvero il rettangolo, una figura che a me personalmente piace molto, devo dire, e soprattutto si riconosce abbastanza facilmente. In questo caso questa body shape si distingue per essere molto longilinea, uniforme, anche un po' androgina e spesso atletica. Spalle e fianchi sono sulla stessa linea, il punto vita è quasi sempre assente, ma può essere anche un po' segnato. Mi raccomando, non farti fuorviare dal fatto che tu abbia un po' di punto vita, anche il rettangolo può averlo. Guarda Chiara Ferragni, guarda Giulia De Lellis, ma tantissime celebrity nel mondo dello spettacolo molto spesso sono rettangoli, comunque un po' di punto vita ce l'hanno, ma non abbastanza da essere clessidre. Ricordiamoci che dobbiamo sempre guardare la fisicità nella sua totalità e quindi il rapporto tra spalle, vita e fianchi. Detto questo, ci sono rettangoli e rettangoli, qua vedi bene le differenze. Il seno è solitamente piccolo, ma non sempre, anche questo, esattamente come per la clessidra, può essere un elemento che faccia mettere un po' in discussione. In realtà queste sono fisicità che possono avere caratteristiche completamente diverse, per questo ti dico che poi la consulenza d'immagine è importante per andare a modificare ogni nostro singolo aspetto. Infatti nel rettangolo, sì, solitamente piccolo, ma a me sono capitati moltissimi rettangoli invece con un seno abbondante, quindi prendi in considerazione anche questa tua possibile sfaccettatura. È una figura fisica comunque ben proporzionata, e infatti anche in questo caso quando perde o accumula peso lo fa in modo piuttosto omogeneo. Gli obiettivi di questa fisicità sono sicuramente mantenere comunque la bellissima proporzione già presente all'interno della figura, ma soprattutto creare movimenti attraverso tessuti, scollature, tagli degli abiti. Ci si può davvero divertire e sbizzarrire moltissimo. Spesso il rettangolo ha anche delle belle gambe che meritano di essere messe in evidenza. Ricordati poi che in quanto rettangolo puoi andare in due direzioni diverse, scegliere di diciamo marcare le tue linee più severe, quindi con un abbigliamento anche se vogliamo più androgeno maschile, o invece andare ad ammorbidire le tue linee con dei vestiti più morbidi utilizzando un
uno styling completamente diverso. Nell'ebook approfondiamo il tutto. E giungiamo adesso alla quarta figura, ovvero il triangolo, che ti dico anche che si chiama pera, perché poi lo so che me lo chiedi, Sara, ma allora la pera cosa corrisponde? Al triangolo. Soltanto che a me piace molto di più utilizzare le figure geometriche, trovo che siano più eleganti e soprattutto insomma che anche facciano recepire meglio il concetto. Se pensiamo alla figura geometrica ci viene subito in mente la parte inferiore più ampia rispetto a quella superiore, ed è proprio questo che contraddistingue un triangolo: i fianchi più ampi rispetto alle spalle più strette. Il punto vita solitamente è segnato e per questo va messo in luce. È una figura comunque molto femminile, la classica figura mediterranea, anche in questo caso spesso curvilinea e morbida, molto bella, a me piace moltissimo. L'accumulo di peso viene da sé che si nota maggiormente nella parte inferiore rispetto a quella superiore, che rimane sempre e comunque più sottile, sia a livello del seno ma anche a livello diciamo delle spalle, delle braccia. Ci sarà sempre questo piccolo disequilibrio tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo. L'obiettivo di questa forma del corpo è chiaramente andare a dare volume nella parte superiore per ribilanciare subito l'ampiezza della parte inferiore, quindi via libera, ruche, volan, fiocchi. Soprattutto se è uno stile romantico, comunque molto femminile, ti verrà facilissimo, ma anche se è un stile più maschile, più minimal, anche una bella spallina più marcata, strutturata, farà a caso tuo. Mi raccomando, anche il punto vita è un punto forte, va messo in evidenza, quindi pensa a un bel pantalone a vita alta con una bella cintura, una maglietta rimborsata e poi sblusata. Outfit bellissimo e super valorizzante per te. Procediamo con la prossima body shape, ovvero il triangolo inverso, che è esattamente l'opposto di quanto abbiamo appena detto. Viene da sé quindi che la parte superiore sia più ampia rispetto a quella inferiore più stretta. In questo caso questa fisicità potremmo definirla come sportiva e androgina. Le gambe sono un punto fortissimo da mettere in risalto perché risultano proprio sottili e ben modellate. Il punto vita è poco segnato, a volte proprio assente, e il seno prosperoso, questo in linea di massima. E l'accumulo di peso si noterà sempre e comunque maggiormente nella parte superiore, proprio a livello del seno, delle braccia, del busto in generale. Gli obiettivi di questa bellissima fisicità? Dare volume alla parte inferiore del corpo, quindi in particolare a livello dei fianchi, attraverso i modelli e i tessuti corretti dei capi, ma anche alleggerire il busto, come fare con le scollature, i colletti e anche qua i tessuti importantissimi, il fit eccetera, ma anche mettere in risalto le gambe, quindi per esempio attraverso le lunghezze mini. Questo è un punto fortissimo da non dimenticare mai, né durante l'inverno e men che meno d'estate. E concludiamo con l'ultima body shape, ma non per questo meno importante, ovvero l'ovale, una figura bellissima che si contraddistingue per un perfetto equilibrio tra spalle e fianchi, un seno solitamente prosperoso e gambe più snelle rispetto al resto del corpo, in particolare del busto. Infatti il punto vita è poco segnato, in alcuni casi anche inesistente, in quanto la zona addominale è quella che tende ad accumulare, quindi spesso il ventre, proprio la zona centrale, è più morbida rispetto a tutto il resto del corpo. Gli obiettivi dell'ovale sono mantenere la bellissima proporzione tra la parte superiore e quella inferiore, mettere in evidenza le gambe che come dicevamo spesso sono un punto forte, portare in secondo piano invece la zona centrale e utilizzare i tessuti correttamente. I drappeggi, credimi che sono un toccasana per te se sei un ovale, perché sono miracolosi, riescono a nascondere, a mascherare, a portare in secondo piano in un batter d'occhio, a confondere proprio. E allora cosa mi dici? Sei riuscita a ritrovarti in una di queste 6 body shape? Se sì, ti ricordo che qui sul canale comunque trovi molti video dedicati alle varie parti del corpo e a come valorizzarle in base alla propria body shape, ma ti ricordo anche che tutti i consigli che trovi all'interno di questi video sono molto generalizzati, chiaramente sono dei consigli standard per valorizzare appieno le tue forme e avere soprattutto un quadro completo di tutta quella che è la tua figura del corpo. Ti ricordo chiaramente, oltre alle consulenze d'immagine con me private,
la possibilità di acquistare questo ebook per proprio comprendere al meglio il tuo corpo e la tua unicità. Io ti lascio il link qui sotto, se hai domande, curiosità, sai che puoi scrivermi, sono sempre disponibile, la mia mail è info@sarasumma.com. Insieme andremo ad affrontare davvero ogni singolo argomento, dall'identificare la body shape, ma anche l'utilizzo delle illusioni ottiche, come ti dicevo prima, sono davvero fondamentali per modificare la percezione delle nostre spalle, del nostro seno, del nostro addome, fianchi, le cosce, le caviglie, i polpacci. Davvero andremo a prendere in esame ogni singola parte del nostro corpo, oltre ai vari tagli e modelli di capi e accessori da prediligere proprio per enfatizzare poi le forme. Ti ricordo che per la prima settimana, a partire da adesso, il prezzo è scontato di oltre il 30%, quindi secondo me ti conviene approfittarne se sei interessata a questo ebook. Nell'info box comunque trovi tutti i dettagli. Io ti ringrazio moltissimo per aver seguito questo video, se acquisti l'ebook fammelo sapere e soprattutto fammi sapere cosa ne pensi. Noi ci vediamo al prossimo video, io ti ringrazio e un bacione grande.